tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi una recensione di un nuovissimo fondo tinta. Parliamo dell'Even Better Clinical Serum Foundation SPF 20, fondo tinta e siero, ragazze. È una sorta di rivoluzione, tra virgolette. Abbiamo già visto insieme e testato anche fondi low cost con qualche attivo all'interno. Qui abbiamo tre attivi che potrebbero essere quelli della vita per quanto riguarda la mia tipologia di pelle. Adesso vi racconto tutto super velocemente. Prima di cominciare, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale e lasciare un pollice in su per questo video. Ovviamente l'ho comprato scontato, quindi per chi mi segue su Instagram avrà potuto fruire dell'offerta. Per chi non mi segue su Instagram, cosa stai aspettando? Corri su Instagram, cerca La Donna Qualunque e segui. Nelle mie storie spesso condivido sconti, promozioni super vantaggiose, perché il risparmio piace a tutti. Questo fondotinta l'ho acquistato su Sensation Profumerie grazie a una di voi che mi ha segnalato questo fantastico sconto. Il prezzo era partito intorno alle 48 euro e qualcosa, diciamo un prezzo di listino. Oggi guardando vedo che già su Notino, Douglas, il prezzo sta calando intorno alle 38-35 euro, quindi iniziamo a darci una regolata. Questo è il pacco dove mi è arrivato il fondotinta, molto carini. Mi hanno mandato altri due campioncini di un altro fondotinta di Clinique e un profumo di Cartier. Io ho acquistato questo fondotinta e un altro prodotto che poi vedrete in un video all dedicato. Devo dire la spedizione è stata super veloce, non conoscevo questo sito, non mi ricordo come si chiama la ragazza, commenta, ti ringrazio, grazie per questa chicca di risparmio, a noi fa sempre piacere. Quindi parliamo di questo pack esterno. Il pack primario io lo adoro, è un ovetto fantastico, eccolo qui, però è molto prezioso perché è in vetro, ok? La colorazione suppongo sia scura per il mio incarnato. Perché? Perché ho fatto un ordine e voglio farvi un video skincare con all'interno un autoabbronzante che ho trovato molto interessante e quindi sto aspettando che mi arrivi l'ordine. Detto ciò, ho preso la colorazione CN40. Questo fondotinta è indirizzato alle pelli misto grasse. Adesso voglio spiegarvi che cosa contiene all'interno e che cosa ci promette questo fondotinta. Allora, ci promette questo. Il fondotinta rimane perfetto sulla pelle per 24 ore, leggo spudoratamente. Non evidenzia i pori, non accentua le rughe, non crea l'effetto maschera, resistente all'acqua, all'umidità e al sudore. Ha una finitura satinata naturale, migliora la condizione della pelle a lungo termine, uniformando il tono della pelle ed elimina le macchie pigmentate, quindi sarebbe top. Previene la formazione di zone scure e protegge dai raggi UV perché abbiamo un fattore di protezione 20. Lascia la pelle idratata, uniforme e morbida. Test allergologici, dermatologici, oftalmologici, non appesantisce la pelle e non comedogeno. Bene, cosa contiene? Contiene acido ialuronico, ovviamente un idratante, dona idratazione alla pelle, la pelle è compatta e ringiovanita. Acido salicilico. Acido salicilico ripristina la luminosità della pelle e ne migliora la texture, però sapete che generalmente l'acido salicilico viene messo sulle imperfezioni quando ci esce un brufolo, quegli spottini, diciamo, che si vanno, quei piccoli seri che vendono per andare a mettere sulle imperfezioni, sui brufoletti appena usciti, sono proprio a base di acido salicilico nella maggior parte dei casi, o comunque lo contengono, quindi va benissimo per le pelli grasse. E in più abbiamo una molecola UP302 che è una componente speciale di Clinique che elimina le macchie pigmentate, quindi dovrebbe andare a correggere anche l'iperpigmentazione come trattamento. Quindi ok che noi mettiamo il fondotinta e si mascherano le macchie, però dovrebbe esserci all'interno questa molecola che dovrebbe andare a schiarire le nostre macchie già presenti sul viso, quindi mi sembra una cosa super wow. Devo dire che il prezzo appena uscito, 50 euro, insomma 48 euro e spicci, mi sembrava altino, però tutto sommato adesso sulle 35-38 euro alla fine parliamo di un prodotto di Clinique che è sia trattamento che fondotinta, quindi ci può stare. Andiamo subito all'applicazione. Mi piace dirvi prima come procederò. Applicherò il fondotinta con voi, quindi solo ed esclusivamente fondotinta first impression.
Ci rivedremo stasera nel pomeriggio, farò tutte le mie cosine e vi racconterò un po' come si è comportato durante la giornata. L'applicatore è così, che non ho capito bene, cioè sembra quasi una pompetta che non è una pompetta, cioè io non capisco. È una roba strana, non è un pennello, è una sorta di qualcosa che ha un buco. Adesso io non ho visto altri video perché a me non piace vedere altre recensioni prima di dare la mia, perché non voglio essere minimamente influenzata, quindi cerco di guardarne il meno possibile, a meno che non siano delle robe plateali. E ovviamente se vado a pucciarlo sul viso, in teoria vado a contaminare la formula, quindi mi vado a prendere una blender e... È strano, cioè l'applicatore non l'ho capito, secondo me ci deve essere qualche tecnica che io non riesco a capire, cioè sento che c'è qualcosa ma non capisco, vabbè, dopo mi guarderò gli altri video e capirò quanto sono stata picciu, perché sicuramente c'è una sorta di becco. Adesso lo voglio vedere se riesco a scarico qui il prodotto, così magari riesco a farvelo vedere. C'è proprio un becco frontale, vedete, fatto a V, dove si mette all'interno il prodotto, però poi non capisco come si fa a scendere. Lo capiremo. Bene, ho applicato sulla blender un pochino poco prodotto, ora inizio a stenderlo senza primer, base skincare classica, mia solita, e la blender ovviamente si va a mangiare un sacco di prodotto. Che nervi, perché questi fondi qui sono sottili, però già sta coprendo, mamma mia. Ovviamente prendo l'altra blender, anzi prendiamo un pennello. Wow, nuovo pennello di Zoeva, bello pulito e immacolato, lo testiamo subito. Comunque ho messo un po' di fondo, ecco il pennello, è tutta un'altra storia. Comprate il pennello per il fondotinta, poi si sistema un po' con la Beauty Blender. Allora, la tonalità è leggermente scura, però pensavo molto peggio sinceramente, perché l'avevo provato sulla mano. Ossida leggermente, ma si va a scaldare, cioè non diventa un pochino più caldo. Ne metto ancora una goccia, però già adesso vi faccio vedere la coprenza. Mi piace un sacco, cioè in 3 secondi l'abbiamo steso. Adesso è perché sono io che voglio andare a fare la perfezionista, però. Allora, coprenza media, ma medio alta, si stratifica. Mi piace, adoro, bellissimo. Ma che bello! Allora, qui per dirvi se funziona sulle macchie bisognerebbe testarlo per, penso, almeno un paio di mesi, almeno 30 giorni tutti. Però se effettivamente funziona sulle macchie è top. Probabilmente cercherò un prodotto di skincare di Clinique con all'interno questa molecola da testare, perché mi incuriosisce, non ne avevo mai sentito parlare. È stupendo, cioè io non lo metto, non passo neanche la blender perché si è uniformato. È bellissimo. Allora, la finitura dovrebbe essere matte, però non è super matte perché comunque un filino riflette. È proprio perfetta, è come piace a me. Ehi, pennello di Zoeva, non devi lasciare i peli. Ok, la finitura mi piace un sacco, ma proprio un sacco. Si sfuma da solo, si fonde perfettamente con la pelle. Adesso lo lascio qualche secondo per vedere se si autosetta. Bellissimo. Ovviamente non è che vi cancella i pori se ce li avete, però non entra. Io qua ho le rughe d'espressione, per il momento zero, cioè wow. Questa, vabbè, questa è una ruga, un solco che ce l'avrò per sempre, ma prima o poi andiamo dal chirurgo a farci il filler pure lì dentro. Cosa dire? Che per me
Io in questo momento sono in estasi, mi piace da matti. Quando è uscito ho detto... Poi, iniziato a vedere, andando a studiare un pochino la formula, questa cosa del trattamento che avesse all'interno questa molecola, insomma, mi ha incuriosito sempre di più fino al punto di andarmelo a comprare. Comunque, il packaging è bellissimo. All'interno abbiamo 24 mesi di PAO, quindi possiamo usarlo anche, diciamo, nelle occasioni più importanti, anche se in questo momento non è che abbiamo tutte queste occasioni, però... Ok, credo che ci siano all'interno 30 ml di prodotto. Sì, 30 ml di prodotto. A questo punto io vi ho detto che sono in estasi. Vado a registrare un video dove appunto terminerò il mio make-up, viso, occhi, eccetera, eccetera, lasciando questa base. Quindi ci rivedremo più tardi per sapere cosa ne penso. A dopo! Eccomi tornata, è la seconda volta che registro questo pezzo di video perché non mi ero accorta che avevo un pezzo di prezzemolo tra i denti. Bene, solo io vi posso dire queste cose. Bene ragazze, a me questo fondotinta è piaciuto un sacco. Allora, solo in questa zona qui si è seccato un pochino, ma semplicemente perché gli ho messo sopra il correttore di L'Oreal, quindi sono certa al 1000x1000 che è il correttore. Vi faccio vedere, non è entrato nelle pieghe e devo dire che è praticamente ancora tutto qui. Io ho mangiato, ho riposato, ho fatto un po' di tutto. Veramente... bello. Non vi nego che sicuramente entrerà a far parte dei miei fondotinta preferiti, quindi lo vedremo sicuramente se non cambierò idea nei prossimi video dei preferiti. Spero che effettivamente questi tre trattamenti che all'interno, quindi specialmente quello schiarente per le macchie, siano validi e efficaci. Anche se io ho tantissimi fondi, quindi poi per le varie recensioni provo sempre cose diverse, però mi piacerebbe trovare un trattamento di skincare che ha all'interno questa molecola di Clinique, perché mi incuriosisce molto. Il finish mi è piaciuto, pelle mista grassa assolutamente approvato, su quelle normali secche secondo me può andar bene perché lo sento proprio come se si fosse completamente tatuato al viso, cioè super super sottile, proprio sottilissimo e pigmentato. Mi è piaciuto tantissimo, 9,5, strameritato. Bene ragazze, questa è la mia recensione, il fondo lo vedete, mi raccomando, se decidete di comprarlo venite a seguirmi su Instagram così beccate un po' di sconti, perché noi lì ne mettiamo di più, ne mettiamo tanti, qui su YouTube metto i video, ma ora che non so mai quando lo pubblico, se lo pubblico prima uno poi l'altro, quindi non riesco mai a mettervi e darvi degli sconti al volo, ecco, quindi vi aspetto su Instagram, sono sempre la donna qualunque. Io vi ringrazio per essere state in mia compagnia, vi mando un come sempre un bacio gigante, ci vediamo al prossimo video da Federica, la donna qualunque.